togliere le auto da Piazza Insurrezione è uno degli obiettivi. Credo qua davanti c'è la Camera di Commercio e si può immaginare ovvio di trasformarla questo luogo in uno grande spazio, una grande piazza commerciale della città. È chiaro che per fare questa operazione c'è bisogno di avere un parcheggio che vada a sostituire questo luogo importante per la vita di relazione delle attività commerciali, e la trattativa che abbiamo in corso con il Ministero degli Interni, in questo caso con i Vigili del Fuoco, per acquisire l'area della caserma Prandina è la condizione affinché questo si realizzi. Ma per fare questo abbiamo bisogno appunto di avere un'idea della città, e cosa che abbiamo ben presente, quindi la sua lenta trasformazione per farla diventare ancora di più il centro commerciale più importante del Veneto. Ha definito gli avversari di questa campagna elettorale inadeguati? Cioè, io penso che l'inadeguatezza è quando non si fanno proposte che guardano al futuro, ma ci si appella soltanto a dei no. Cioè, io capisco le difficoltà, le paure, ma non possono essere quelle che muovono l'offerta politica di una città. Hai bisogno di camminare insieme con una comunità in una direzione che gli dia fiducia in se stessi, non soltanto speranza, ma la certezza di venirne fuori. La politica dei no non ha mai portato da nessuna parte.